Buonasera a tutti, diamo inizio ai lavori, prego segretario. Giannini, presente. Bravi, assente. Giannini Vittorio, assente, ritardo 10 minuti. Giannini Matteo, assente, ritardo 10 minuti. Mariani, presente. Rovai, assente. Tamarri, presente. Giannettini Gabriele, presente. Borgi, presente. Fordui, assente. Scandellini, sì. Volevo giustificare, sindaco, l'assenza di Costanza Forte per impegni di lavoro a Firenze. Perfetto, grazie. Ci siamo sotto sapere di un'altra. Siamo da comunicazione. Gli altri sono, hanno comunicato che tardavano più minuti. Beh, diamo inizio ai lavori. Io chiederei innanzitutto se è possibile invertire l'ordine del crono, visto che i due consiglieri sono arrivati, quindi di discutere come primo punto il conferimento su interinanza onoraria alla rivista d'artista Marco Poma. Se va bene ai consiglieri, con in votazione favorevole, contrario, assenuto, vi ringrazio e si passa alla discussione del punto 1.2. Conferimento cittadinanza onoraria alla rivista d'artista Marco Poma. Non so quanti di voi conoscono Marco Poma, ammetto la mia ignoranza, io ho avuto modo di conoscerlo questa primavera. È un artista conosciuto a livello nazionale ed internazionale, soprattutto perché è il primo artista a livello italiano, che ha fatto una pellicola su digitale. Questa pellicola, che si chiama Mephisto Rock, tra l'altro, ed è il motivo per cui stasera portiamo in discussione questo argomento, riguarda proprio Fabbri di Valico e Virgilio. Quindi 30 anni fa un soggetto che aveva un estro creativo, un artista, ha scelto questi luoghi per girare il primo film in digitale. Ho avuto il piacere di conoscerlo a una manifestazione a Bari, alla Fondazione Ricci, che ringrazio pubblicamente l'invito. Mi è stata rappresentata questa cosa, ho avuto occasione di vedere il trailer del film e ho visto che effettivamente, visibilmente, non c'è il miglior spot pubblicitario del territorio, ho pensato a 30 anni fa di questo, e quindi c'era l'intenzione di creare un evento nel 30° anno di pubblicazione di questo film. Nello specifico l'idea è di promuoverlo per il 26 di ottobre, tra due sabati, ai complessi Gromiti, e con l'occasione mi era il desiderio di conferire proprio la cittadinanza onoraria, perché prima di altri ha saputo vedere questo territorio come unico e soprattutto dare una visibilità nazionale, che comunque è la prima pellicola a livello nazionale. Logicamente siete tutti invitati alla presentazione e vi leggo la motivazione per cui, a mio avviso, è meritevole di conferire la cittadinanza, perché con la sua straordinaria ed intensa opera nell'arte cinematografica ha reso immortali i luoghi della Garfagnana, consacrando in particolare i luoghi di Fabbri e Virgilio, il suo ponte della Dogana e la Grotta del Vento, conservando intatte al contempo il suo legame al territorio. Io vedo quello che può sembrare scontato nel 2020, ve lo faccio immaginare 30 anni fa, veramente, quando non c'era questa cultura, non c'era questa idea del territorio comune, non c'era questa passione del territorio, veramente è un mega sport, mega sport. Così come abbiamo fatto a suo tempo con Paolo Ruffini, quindi investire, a mio avviso, e riconoscere le personalità di livello nazionale e internazionale che hanno avuto il premio di apprezzare il nostro territorio è rendono il nostro territorio e a chi l'ha fatto. È anche un modo anche per incentivare. Quindi ci è venuta questa idea, e vi sottopongo come consiglieri, che spero che possa essere accolta, perché io dico, è qualcosa che vale per tutti, penso. Veramente è una promozione del territorio su una parte, se in tempi non sospetti, e che veramente penso che ci debba onorare. Ecco. Io non ho avuto l'idea fusionista prima di tutto. Anche, anche, assolutamente. Poma è un artista di Milano. Ma se Giorgio Opera ha visto in anticipo. Vi leggo un altro che è Giorgio Poma. È un regista, ricercatore e artista nato a Milano nel 1946 e svolge ricerca nell'ambito dei nuovi media a partire dal 1970, proprio con un film sul condizionamento spaziale. Autore di video installazioni, film documentari, nel 1983 forma con Moni modellato Andrea Giannotti Metamorfosi, struttura di produzione e post-produzione mediale indipendente. Nel 1986 realizza il primo film elettronico interamente realizzato in Italia, in particolare in Toscana, Mephisto Funk.
Alcune parti del lungometraggio sono state girate nella zona della Carfagnana, tra alcune di fabbriche di Vigevano, in realtà è fabbriche di Vatico e Vigevano, in realtà considerare che sono insieme. Le riprese sono state effettuate sul ponte della Dogana, fabbriche di Vali, all'interno della Grotta del Vento, cercando di dare visibilità al nostro territorio, in un clima della quale la Carfagnana è ancora poco conosciuta e apprezzata. Aggiungo anche con i nostri castagneti, i nostri panorami, quindi ha unito tutto il nostro territorio. Marco Poma è sempre stato legato alla zona della medievale Carfagnana, sempre realizzato eventi culturali, mostre e video proiezioni sul nostro territorio, cercando la sua, di portare la sua visione dell'arte della nostra valle. Io c'è una cosa che solitamente si fa dire a Roma, io penso che vi siano tutti i fondamenti per dare questa cittadinanza, soprattutto per una piccola comunità come la nostra. Se magari una grande città d'arte può essere normale, io penso che trovare la fabbrica di Virgilio, la fabbrica di Valerio, e vediamo poi un artista che prima in Italia viene a fare un film qua, merita un riconoscimento particolare. Se ci sono domande o osservazioni, prego, consigliere, un po' di soddisfazione, ecco, personalmente, siamo sprovvisti della capogruppo, sto guardando Marco Stanghedini perché non abbiamo avuto occasione di parlare prima, però penserei di interpretare anche il sentimento di tutto il nostro gruppo nel esprimere un voto favorevole e un apprezzamento per questo tipo di iniziativa. Lo stupore nell'indicare Marco Poma discende dalla telefonata che è intercorsa fra me e il sindaco, nel quale preparavamo un poco i lavori di questa sera, anche con l'importante punto all'ordine del giorno che discuteremo fra poco. E, probabilmente avrà letto nel tentennale della mia voce un "ma Poma l'artista" le faccio al sindaco, perché in tutta onestà non conoscevo questa vicenda che lega strettamente la nostra comunità a questa traiettoria artistico professionale di Poma. È molto curioso di vedere questa realizzazione di Poma, che ricordava nelle premesse il sindaco, ha un legame profondo con la nostra valle, è stato protagonista anche in anni passati di iniziative artistiche e culturali che hanno visto come teatro la nostra Valle del Secchio. Grande curiosità per questa sua film documentario, se ho ben capito, assolutamente un'occasione importante quella di ricordare questi 30 anni dalla realizzazione e divulgazione di questo docufiction, come si utilizzerebbe oggi questo termine, e un apprezzamento proprio perché in effetti è la quintessenza dell'arte. Alla fine bisogna essere visionari, in questo caso qui con 30 anni di anticipo, utilizzando e sperimentando anche una tecnica che oggi è particolarmente diffusa, ha dato lustro alla nostra comunità. Quindi mi sembra che questo bel museo diffuso che è la Valle del Secchio debba testimoniare oggi, attraverso il nostro comune, testimoniamo questo apprezzamento e questa attenzione che 30 anni fa, e ripeto, nel tempo, Marco Poma ha assicurato alla nostra gente. Ci sono domande, osservazioni? Abbiamo il consigliere Gardecchini che è entrato ora, abbiamo invertito l'ordine del giorno, anche il consigliere Gardecchini, abbiamo invertito l'ordine del giorno. Quindi abbiamo discusso il conferimento della cittadinanza onoraria alle viste dell'artista Marco Poma, è stato già discusso il punto. Se ci sono domande, osservazioni, si pone in votazione. Favorevoli, contrari, astenuti, consigliatori, ordinate le unità, sì. Favorevoli, contrari, astenuti, entrato anche il consigliere Gardini. Abbiamo invertito l'ordine del giorno, abbiamo fatto già la cittadinanza onoraria. Si passa al punto successivo, ordine del giorno, essenziale dei eventi del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale di Fabbriche Regionali sul piano di rilancio dell'azienda KM di Fondazione Valle.
L'ordine del giorno che trovate in discussione, l'ordine condiviso con il consigliere Borghi e con tutta la minoranza, che aveva appunto ad oggetto quello che sicuramente avete letto sulla stampa recentemente, fa riferimento al piano di lancio di KNE e all'ipotesi di un trio classificatore all'interno di questo piano di rilancio. L'ordine del giorno che si va a approvare non è quello che ci è stato invitato, inviato dall'associazione di Bellula, che è stato inviato a tutti i consigli della Valle del Serchio, ma bensì è un ordine del giorno che, prendendo spunto da questo ordine e prendendo spunto almeno a quello che mi pare ovvio e giusto evidenziare dal consiglio pubblico fatto dal Comune di Valga, ha dato origine a un ordine che è stato approvato già oggi dall'intera giunta dei comuni della Garfagnana, quindi tutti i sindaci presenti alla giunta, ne mancavano un paio. La giunta dell'Unione della Garfagnana ha approvato un ordine del giorno praticamente identico a questo, tranne le prime righe del cappello, che fa riferimento logicamente a qualsiasi ente che lo approva, e lo stesso dovrà, si presume che sia approvato dal Consiglio della Media Valle e dalla Giunta della Media Valle. Quindi è un ordine del giorno concordato tra sindaci, di cui do lettura. Il Consiglio Comunale di Fabbri di Gemoli, in coerenza con gli atti amministrativi unanimemente assunti durante questa consiliatura, con i quali sono stati introdotti gli strumenti urbanistici attualmente in vigore, esprime piena soddisfazione per la volontà dell'azienda di investire sul territorio della Valle del Serchio, con l'intento di aumentare la produzione e il livello occupazionale, consentendo allo stabilimento produttivo di Fornaci di Valga diventare il fulcro della lavorazione del rame a livello europeo. Esprime altrettanta piena disponibilità a collaborare a fianco di lavoratori e azienda per raggiungere gli obiettivi di produzione e occupazione presentati. Ritiene importante che l'azienda, attraverso una nuova piattaforma energetica, riesca a ridurre i costi legati ai consumi energetici. Esprime al contempo un giudizio negativo sull'ipotesi di raggiungimento di quanto sopra detto attraverso la realizzazione di un impianto di pirogassificazione o di gassificazione che utilizzi polvere di cantiera o d'altro materiale di scarto, tenuto conto soprattutto delle caratteristiche geografiche, geomorfologiche, sanitarie e turistiche del territorio. Auspica che KME, nella definizione del piano di rilancio industriale, tenga conto delle possibilità offerte dall'incentivazione pubblica per l'uso di fonti rinnovabili a costi calmierati, come già avvenuto con successo in diverse importanti aziende anche nella regione toscana, ed invita l'azienda ad un tavolo tecnico-politico a fianco delle istituzioni locali e sovracomunali al fine di trovare soluzioni alternative a tali proposte, atte a portare comunque ad una diminuzione dei costi energetici, all'aggiornamento degli obiettivi di produzione e occupazione auspicati in concomitanza con l'avvertimento delle missioni inquinanti. Come ho anticipato prima al gruppo di maggioranza, questi sono i classici temi che non sono mai discussioni in un programma elettorale, in un programma di mandato, per cui vi è piena libertà di giudizio per qualsivoglia consigliere. Ognuno ha la propria sensibilità, ognuno ha la propria storia personale e come normale si deve poter esprimere liberamente. Questo è un atto che abbiamo condiviso nella linea di massima appunto col capogruppo Borgia, che poi, essendo di Valga, ha una coscienza più diretta della questione, e fa riferimento a quello che riguarda un po' i nostri atti nelle prime due righe, e poi da esprime in giù è l'atto che abbiamo già approvato in conferenza dei sindaci, scusate, nella giunta dell'Unione, che è poi la conferenza dei sindaci. Detto questo, io lascio alla discussione, prego il consigliere Borgia e poi dopo chi vuole seguire volentieri. Prego. Allora, una premessa, atto doppio ringraziamento sicuramente ai cittadini che hanno sentito la necessità di stimolare questa discussione. Gli enti locali hanno piena libertà di valutare questo tipo di proposte o meno, e quindi il secondo ringraziamento va al
al sindaco che ha voluto portare questo tema all'ordine del giorno. Si interrogano le coscienze quando si ragiona di lavoro e di compatibilità ambientale, quindi assolutamente ogni rappresentante delle istituzioni come siamo noi è chiamato a misurarsi anche direttamente con questi tipi di tematiche e decidere dove collocare l'asticella di questa discussione. Personalmente ho desiderio di fare una premessa. Il terzo apprezzamento è per, in questo caso, per aver voluto non fermarsi ad un appello di cittadini, ma aver voluto svolgere fino in fondo il nostro ruolo di legislatori, ecco, per quanto riguarda il nostro ente, e quindi un plauso anche ai sindaci della Garfagnana, di chi si vorrà aggiungere, perché il nostro compito è anche quello di stare come gli indiani, pancia e orecchio a terra, ad ascoltare e cercare anzi di interpretare nel miglior modo le aspettative dei nostri cittadini, ma allo stesso tempo anche quello di costruire una visione propria su tematiche così stringenti che hanno una valenza che supera i confini di un singolo comune. Si parla dello stabilimento più importante della Valle del Serchio, uno dei principali della provincia di Lucca, un leader europeo della metallurgia, della lavorazione del rame. 100 anni di storia sulla quale si è costruita una fetta importante della industrializzazione di un territorio marginale rispetto ai centri, ma assolutamente di grande dignità come la Valle del Serchio e la Garfagnana. E allo stesso tempo una questione di carattere sovracomunale, perché l'azienda oggi dà lavoro a 560 persone, aggiungendovi poi l'importante indotto, che sono lavoratori di tutta, provenienti in larghissima parte, quasi il 90%, dalla Valle del Serchio tutta. Quindi è un tema che, per l'importanza di questo stabilimento produttivo, per come si distribuisce anche il lavoro dato da questa azienda, sia nel tempo che oggi, impone, a mio giudizio, una riflessione da parte di tutti i responsabili nelle istituzioni. Siamo di fronte a un progetto che, dal mio punto di vista, trova grandi perplessità per due ordini di motivi. Intanto tengo a rappresentarvi quello che è il mio modo di approcciarmi, non tanto alla questione specifica, ma al tema della chiusura del ciclo dei rifiuti, che è un tema più profondo. 50 anni fa, nella società consumistica, iniziano ad aumentare, 50 anni, 60 anni fa, il consumo dei rifiuti, e la cultura e le modalità di gestione della chiusura del ciclo dei rifiuti ce lo ricorderemo tutti. Io ho 40 anni, però nel mio comune ricordo le 2-3 discariche. In ogni comune trovava ospitalità una discarica dove si ammucchiava. Passano 20-30 anni, a partire dagli inizi degli anni 90 si supera questo concetto di affidamento alla discarica dei rifiuti. Io parlo del nostro territorio, giriamo un po' senza andare tanto lontano, la Toscana, in tutta Italia ci troviamo tantissime, in realtà l'avete visto, colline artificiali create
dai rifiuti accumulati nel tempo. La cultura dell'affidamento in discarica viene superata dal principio della differenziazione, poi da applicare attraverso modalità diverse, che sono quelle dei cassonetti stradali o meglio ancora del porta a porta che innalza, come si è dimostrato, le percentuali di differenziazione, per arrivare a portare allo smaltimento la percentuale più bassa dei rifiuti. Il ciclo dei rifiuti in questo caso qui viene concluso dagli anni 90 in poi attraverso la creazione di incenerizione. L'incenerizione che ancora della quale ancora è fatta uso in tante parti d'Italia e d'Europa. La sensibilità e la cultura ambientale è cresciuta da una decina d'anni a questa parte, si è introdotto un concetto ancora diverso che cercava di rispondere ad un problema di carattere sociale. Ogni qualvolta troviamo sul territorio la realizzazione di impianti di incenerizione, si crea, a mio giudizio, così l'ho sempre vista, una lacerazione di rapporti fra chi abita quel territorio e la necessità di dover chiudere il ciclo dei rifiuti. Questa problematica di carattere sociale, dico io, ha spinto, per fortuna, a superare anche la cultura della chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso l'incenerizione e si è fatta largo l'idea del riuso e o rigenerazione anche della parte residuale del rifiuto. Questa è la frontiera sulla quale si stanno orientando tutti i livelli istituzionali, penso all'Unione Europea, ma la cultura in generale dell'utilizzo del rifiuto, proprio per cercare di superare questa grande lacerazione che si crea puntualmente ogni qualvolta che si pensa o si è realizzato, si sono realizzati degli impianti di incenerizzazione. Questa è una strada, quindi, che secondo me deve essere, mi auguro, anche incentivata da parte del sistema pubblico, perché per dare a questa nuova idea di utilizzo della materia vi è bisogno, in maniera determinante, che si crei un'economia intorno a questo. Ce lo dimostra la nostra storia: fin tanto che non si crea un'economia che produce reddito anche dalla riutilizzo e dalla rigenerazione del rifiuto, non riusciremo a superare la stagione dell'incenerizione in generale. Fin tanto che questo non accadrà, e si parlava prima di visionari, non penso di essere un visionario a ragionare in questi termini, perché provate a fare un salto nella memoria e forse 25 anni fa, gli adulti del tempo, se gli si parlava di differenziazione del rifiuto, dice: ma sì, che stai a ragionare? Prendiamo e le buttiamo nel cassonetto e le buttiamo nelle discariche. Fin tanto che non si creerà un'economia e quindi un circolo anche dal punto di vista economico virtuoso nel riutilizzo o nella rigenerazione, vorrei vedere un sistema paese, ma di più il pubblico in generale, il sistema istituzionale anche sovranazionale, che incentivasse, spingesse, offrisse opportunità per accelerare i tempi della ricerca in merito a questo tipo di operazione. Questo qui è il mio punto di vista generale. Va da sé che non tanto ed esclusivamente legato a questa ipotesi, che ad oggi, seppur la direzione, l'orientamento dell'azienda KME sia abbastanza chiaro, lo stesso vale, secondo me, per l'idea che si ha di
chiudere il ciclo di rifiuti speciali con lo scarto di cartiera del pulp attraverso forme quantomeno di combustione. La pirocassificazione non è un'incenerizzione comunque si fonda sempre su un principio di combustione, no? Un trattamento e poi una successiva combustione. Quindi, proprio perché ci si interroga con le proprie coscienze, io parto da una mia convinzione che è quella che ho voluto socializzare in questo consiglio. E anche da un approccio, ripeto, molto pragmatico, quindi c'è un approccio filosofico in me e l'approccio pragmatico che richiamavo poco fa, ricordando quante lacerazioni sociali si sono registrate e si registrano quando si vanno a realizzare o proporre degli impianti che chiudono il ciclo dei rifiuti attraverso processi di combustione diversi, incenerizione o pirocassificazione. Siccome queste lacerazioni sociali sono un problema, è una preoccupazione che deve essere al centro della riflessione di chi rappresenta le istituzioni, il lavoro che dovremmo portare avanti a tutti i livelli sarebbe quello di cercare soluzioni più avanzate. E arrivo alla questione specifica. L'azienda, io sono 20 anni che faccio amministrazione pubblica e per 15 anni su Barca 5 qua, una costante del mio impegno amministrativo, naturalmente proprio per l'importanza di questa realtà produttiva, mi ha visto confrontarmi da osservatore interessato per mille motivi, anche per il coinvolgimento personale che ho con tantissime persone anche oggi impiegate in azienda, osservare da tifoso, ecco, la vita di KM, che in particolare negli ultimi 10 anni, e ve lo potranno confermare se non forse ancora prima, ha incontrato grandissime, grandissime difficoltà, in particolare un focus, lo spartiacque, il punto più alto, i punti più alti di difficoltà si sono, secondo me, registrati proprio 2 anni fa, quando attraverso la sigla e non almeno in una fase iniziale da parte di tutte le organizzazioni sindacali è passato un accordo molto doloroso che con un impegno rilevante e una generosità rilevante dimostrata ancora una volta dai lavoratori di KMS è assistito all'avvio di un percorso e un piano di ricollocazione di KMS sul mercato del rame, che con fatica e, ripeto, con sacrificio di dei lavoratori che hanno rinunciato a parte consistente del proprio monte stipendi per poter dare l'abbrivio a questo tipo di operazione industriale, sta registrando fortunatamente già dal 2017 e in questo 2018 dei segnali molto positivi. Segnali molto positivi che sono e quindi i meriti vanno riconosciuti ad un management che è quello attuale, che a mio giudizio, a differenza degli anni passati, mostra una capacità e una conoscenza del settore del rame molto molto da sottolineare, perché la guida Pinassi, per essere molto concreti, quindi dell'attuale amministratore delegato, è una guida a mio giudizio convincente, che ha consentito di scongiurare anche i 70 esuberi che
erano lo spauracchio che avevamo di fronte fino al settembre, quando si sarebbe concluso il percorso degli ammortizzatori sociali, poi sostituito dalla reintroduzione della cassa integrazione, della quale abbiamo avuto notizia nelle ultime settimane. Nei tanti incontri che abbiamo promosso proprio in un tavolo provinciale, che si era dato l'obiettivo insieme all'istituzione, all'azienda, ai sindacati provinciali e alle RSU, di monitorare la situazione quasi mese per mese, abbiamo avuto la possibilità di avere un quadro ancora più dettagliato di quella che è il mercato del ramo, che è un mercato particolarmente difficile e complicato. KM ha tre costi principali, che sono il costo della materia prima, molto oneroso perché il mercato del rame si basa sulla borsa di Londra e c'è una forte oscillazione del prezzo della materia prima, il costo della forza lavoro e i costi energetici. Il costo energetico dell'attività produttiva di KM si ammonta a circa 12 milioni di euro all'anno, fra l'altro ha battuto già questi 12 milioni di euro l'anno attraverso un'operazione caldeggiata dalle istituzioni e dai rappresentanti nelle istituzioni del territorio negli ultimi anni. Ha visto un abbattimento di 2 milioni di euro da inizio 2018, proprio perché il Ministero dello Sviluppo Economico nel 2017 ha inserito KME fra il novero delle aziende energivore, forti consumatori di energia elettrica, e quindi ha consentito anche a KME con altre aziende di abbattere sensibilmente un riconoscimento, una sorta di sconto in bolletta significativo di 2 milioni di euro. Per poter aggredire però nuove fette di mercato e quindi dare solidità e continuità ai segnali di sviluppo avuti nel 2017 e 2018, la strategia dell'azienda è quella che poi è richiamata anche nel documento approvato dai sindaci questo pomeriggio, è quella di cercare, fatto salvo che l'acquisto della materia prima è indipendente, quindi i costi di acquisto della materia prima sono indipendenti dalla propria volontà, perché è il mercato che fa questi costi, e vista la scelta aziendale maturata dal 2016 a oggi di non arretrare in termini di livelli occupazionali, l'obiettivo aziendale è stato quello di cercare di aggredire ulteriormente il terzo costo, quello dei costi energetici, per poter recuperare competitività sul mercato, un mercato molto difficile che è condizionato da due leve principali. La prima, che è la qualità del prodotto finito, e fortunatamente il prodotto finito di KME è un prodotto di alta qualità che compete molto in questi termini sul mercato del rame. Il secondo è la variabile prezzo. Ahimè, la qualità fa la differenza, però molto, anche basti pensare chi lavora nel settore dell'edilizia quanto è cambiato anche l'utilizzo di materie in rame da 20 anni a questa parte, quanto il rame è stato sostituito in tanti settori industriali, e quindi talvolta, anzi ahimè, la qualità del prodotto finito realizzato da KME non riesce a aggredire e recuperare fette di mercato se non attivando anche la leva del prezzo, e quindi cercare di fare un ottimo prodotto finito ad un prezzo più competitivo rispetto agli altri. Di qua il lavoro di indagine compiuto da KME, che
nella rappresentazione pubblica. Ad oggi, in tutta onestà, non abbiamo avuto la possibilità e non ci risulta ancora consegnato alcun progetto ufficiale. Però in tutta onestà, dopo mesi di attesa e di detto non detto, la intenzione, l'orientamento dell'azienda appare abbastanza chiaro, è quello di creare una infrastruttura, una nuova infrastruttura che vada ad utilizzare lo scarto del pulper di cartiera per la creazione e l'azzeramento dei costi energetici di KPM. Questo tipo di operazione in termini generali la vedremo al momento in cui verrà presentata, però a mio giudizio, dal mio punto di vista cozza ahimè con il ragionamento che vi ho fatto in precedenza. Ci si interroga, ricordavo, le coscienze, e quindi qui siamo come rappresentanti delle istituzioni, si mette di lato l'appartenenza politico-partitica quando si rappresentano le istituzioni. Manifesto soddisfazione da militante politico perché quella che oggi da tante istituzioni del nostro territorio appare come una presa di posizione coerente, in linea con quelli che sono i miei auspici, fa piacere che la mia parte politica supporti questo tipo di ragionamento. Mi trovo a mio agio, diciamo, nella comunità politica della quale faccio parte, nonostante alla luce della posizione personale e istituzionale che oggi vi rappresento. Dopodiché, e qui entro in una forte invece preoccupazione che registro, la politica dei partiti in queste dinamiche così difficili bisognerebbe che facesse un passo di lato. Cosa intendo? Noi non ci possiamo permettere, per mille motivi, e dobbiamo assecondare un lavoro difficile fatto dall'azienda, quando parlo di azienda, lavoratori in questi anni. Io non sono un sostenitore della decrescita felice, per essere molto chiaro. Conosco l'importanza della leva turismo, un territorio bellissimo, fascinoso come il nostro. Sono sufficientemente pragmatico da pensare, e per adesso i numeri mi suffragano in questo tipo di ragionamento, che ahimè non si possa campare tutti di turismo. Oggi in una valle bellissima, fascinosa, accattivante per tantissimi visitatori, le persone impiegate nel settore turismo saranno un 10%, un 15%. Io non voglio rinunciare all'idea che questa valle non possa pensare di ospitare e di creare condizioni positive per uno sviluppo industriale. Dopodiché vi è bisogno, importante queste discussioni che vengono stimolate tra le istituzioni, ma c'è bisogno di fare un salto di qualità a livello istituzionale in questo tipo di ragionamento. Cosa intendo? Mi preoccupa fortemente il clima che si respira, il clima sociale, perché probabilmente per la volontà di nessuno, però registro, proprio perché abituato a tenere pancia e orecchio per terra, una grande confusione, disorientamento che si sta creando nella nostra collettività, e anche un dibattito che troppo spesso assume toni aspri. Di questi toni aspri, per mia natura che culturale, io sono per tenere tutti insieme, dopodiché se sono costretto a scegliere io sto con gli ultimi. Questo è il mio modo di fare la politica a livello alto, non politica di partito.
E secondo me i toni alti fanno un malissimo, soprattutto agli ultimi. Chi sono gli ultimi in questa vicenda, secondo me? Sono, con tutto il rispetto per tutti i cittadini della Valle e per, con tutto il rispetto per tutti i lavoratori, mi appaiono proprio i cittadini del comune di Valga che sono anche lavoratori della KM, perché mi sembra che questi toni così aspri, lo dico con rispetto nei confronti di tutti gli altri lavoratori di KM e di tutti gli altri cittadini della Valle, perché mi sembrano vecchi e bastonati, cioè in questo innalzamento eccessivo dei toni mi trovo solidale e vicino a queste persone che, come si fa a non capire che si sentano fortemente preoccupate? Vengono da 10-15 anni di, permettetemi, precarietà. Quando mio babbo ha iniziato a lavorare, a fare le scuole della SMI, ha iniziato a lavorare dentro la SMI, era il lavoro di vita, no? Oggi probabilmente non ce ne sono più lavori di vita per nessuno, no? Però poi immaginate un mio coetaneo di 40 anni che ha iniziato a lavorare negli anni 90 e ha convissuto con, pur con stipendi pagati regolarmente, ma con una precarietà assoluta. I toni che sono, si sono assunti sono toni molto preoccupanti e bisognerebbe che in questo frangente si faccia un salto di qualità, ma in termini istituzionali, proprio per tracciare la direzione e non farci prendere sia da una parte che dall'altra dalla legittima anche emotività che possono dimostrare talvolta in maniera forte cittadini preoccupati delle prospettive di vita, ma anche i lavoratori che sono legati a doppia mandata, che abitano in questo territorio e che mantengono le proprie famiglie. Tutta questa partita, al momento in cui l'azienda deciderà di presentare qualsivoglia progetto, verrà disciplinata dalla legge che regola il trattamento di rifiuti speciali, che è un testo unico nazionale. Bisogna fare intanto un'operazione verità per capire quali sono le carte che abbiamo sul tavolo in questo momento. La politica, per quello, interviene in queste vicende a monte. Il compito della politica fondamentale è quello di scrivere le leggi. Dopodiché, poi, in questo tipo di processo oggi, dobbiamo dirci la verità. Io ho una posizione molto fredda, come avete capito, rispetto a questa ipotesi progettuale, ma in generale contro l'idea dell'incenerizione. Dopodiché, il testo unico che regola il trattamento dei rifiuti, e in particolare dei rifiuti speciali, un articolo di riferimento, se non ricordo male, del 208, garantisce un plus alle aziende, alle realtà produttive che vogliono investire nel smaltimento dei rifiuti speciali. Traccia una strada e fissa dei paletti. In questa strada c'è la presentazione di una valutazione di impatto ambientale alla regione di riferimento e un avvio di un tavolo tecnico che si chiama Conferenza dei Servizi Tecnico-Istituzionale, perché sono chiamati a partecipare tutti i soggetti istituzionali coinvolti, che saranno chiamati a valutare il merito del progetto sulla base dei riferimenti di legge che sono oggi in vigore. Non possiamo ritenere anche una legge ingiusta, ma la legge si rispetta. Oggi lo strumento è questo qua. Quindi, nel salto di qualità che manca anche in questo ordine del giorno, ma vi garantisco, per quello che può essere nelle mie possibilità, questo tipo di riflessione proverò a stimolarla sì all'interno della mia comunità politica, ma soprattutto nel livello istituzionale. Lo faccio oggi qua in consiglio comunale alle fabbriche, lo farò all'interno del consiglio provinciale di Lucca. Vi è la necessità in questa partita di
chiedere al manca un attore fondamentale che è il governo nazionale. Il governo nazionale vi è bisogno che in questa discussione, in questo confronto, mi auguro il più possibile positivo con l'azienda, reciti un ruolo, perché un domani, che dopodomani, quando l'azienda presenterà il progetto e che chiederà l'avvio del percorso di valutazione impatto ambientale che porta all'autorizzazione di impatto ambientale, vedrà la costituzione di una conferenza dei servizi che sarà chiamata a valutare il progetto sulla base della legge attuale. La legge attuale è, lo fa il Parlamento. Il governo, che è espressione della maggioranza parlamentare, non può essere assente in questa vicenda. In una sana collaborazione istituzionale, lo sottolineo, per me dobbiamo trovare i meccanismi per coinvolgere a fianco delle istituzioni locali, per istituzioni locali intendo comune, provincia, regione, il governo nazionale per un approfondimento, e non è un'operazione di mera speculazione politica, non è l'idea la mia, l'idea di tirare una palla in tribuna, è l'idea di confrontarsi seriamente con un attore che fino ad oggi non è stato spettatore di questa vicenda. E le istituzioni del territorio, i nostri rappresentanti tutti nelle istituzioni, a mio giudizio dovranno assumere l'impegno di stimolare l'allargamento di questo tavolo per avere un confronto alto con l'azienda, ma soprattutto con l'interlocutore, tutti. Questo è il mio punto di vista. Nel merito dell'ordine del giorno, mi scuso, però l'argomento meritava un approfondimento. Questa è la prima occasione nella quale ho la possibilità, all'interno delle istituzioni, di discutere questo tema. In merito all'ordine del giorno mi ci ritrovo, l'abbiamo costruito insieme al sindaco, a dire il vero, ecco, non abbiamo costruito un granché, perché è stato un lavoro partorito dai sindaci, nei quali, ecco, nel merito mi ritrovo, si sottolinea la piena vicinanza all'azienda e quindi ai lavoratori, si cerca di creare una sinergia istituzionale, per quello che recita oggi l'ordine del giorno, a livello degli enti locali, per confrontarsi in maniera franca, per cercare soluzioni alternative, perché l'idea della chiusura del ciclo dei rifiuti normali e speciali con operazioni di combustione sono operazioni che lacerano profondamente il tessuto sociale dei territori che ne vengono coinvolti. Mi auguro che da domani, mi auguro che ci possa essere un'approvazione di questo documento, da domani tutti quanti noi, tutti, non i sindaci, non il presidente della regione, tutti quanti noi impegnati nelle istituzioni per quello che è di nostra competenza e per quello che possiamo azionare come leve anche politiche, in quel caso, mobilitiamoci per far sì che l'interlocuzione fra le istituzioni e un'azienda importantissima, strategica del settore metalmeccanico, ripeto, leader europea del settore del rame, possa essere tenuta con a fianco il governo nazionale, che possa tracciarci una direzione, ci possa indicare qual è la politica industriale da seguire per il paese e quindi quali potranno essere le soluzioni per abbattere i costi energetici di KPME, trovare soluzioni che consentano quindi di restituirvi compatibilità, ma allo stesso tempo non giocare una battaglia di retroguardia, perché per me è questa che è l'idea di chiudere i cicli dei rifiuti in generale attraverso percorsi di combustione. Grazie, signor Borgi, prego. Io, Giuliani, sono un po' perplesso su come si sta affrontando
raccontando questa vicenda. E mi trovo totalmente d'accordo su quello che ha detto il mio oggi. Sinceramente non capisco come dopo una bella esame della situazione, di vari altri aspetti che sei riuscito a cogliere, come sto cogliendo io, come si può prendere in consiglio comunale un documento del genere? Perché dopo aver detto a tutti, come è giusto che sia, che esistano le leggi, siamo un'istituzione, ci dobbiamo anteporre sopra le parti, alla fine a me questo qui mi sembra un documento preso di pancia, perché non c'è un progetto. Adesso mi hai detto qui, ma anch'io, siamo alla prima discussione su un caso del genere, qui abbiamo già deciso che abbiamo un parere negativo. E la cosa mi dà anche noia, no? Perché poi siamo anche in seconda convocazione, quindi se volevamo veramente avere la grande maggioranza del Consiglio Comunale, è veramente dibattere su un tema del quale a me mi piace, mi appassiona anche tra le altre cose, perché lavorativamente parlando sono del settore, pensavo insomma, che ci si trovasse prima, invece stranamente è parlato già con la maggioranza e non io, cioè, questo anche mi dà, cioè, non capisco la motivazione, probabilmente avrei potuto portare un contributo visto che anch'io ho delle perplessità sul progetto. Su come vediamo il pirogassificatore la vediamo in maniera diversa, perché il pirogassificatore secondo me è l'evoluzione di quello che è un inceneritore, si cerca di non incenerire più, c'è bisogno di fare quel recupero energetico, da massimizzare quel recupero energetico, e il pirogassificatore diventa un anello del circuito del riciclo, un circuito ambientale per il riciclo, di chi vuole bene l'ambiente. Perché, come hai detto, come hai ricordato, non mi sono piaciuti neanche a me, Tony, che si ha paura addirittura, io l'ho vissuto lavorativamente parlando, davanti a un caffè, mi sono trovato schermito a dire ma io non sono proprio così contrario, e ho visto il nuvolo subito di alcune persone. Sinceramente poi io sono anche tecnico di manutenzione, qualcosina conosco, e comunque sia vorrei vedere il progetto per poterlo giudicare, perché io non dico che da domani sì, ma quantomeno vedere una fattibilità. È stuzzicante l'idea, perché si colloca in un ambiente la Mediavalle, la Piana, la Carfagnana, ci mette tutti insieme un polo industriale cartario e andrebbe a risolvere un anello di riciclo del polo cartario, perché poi una parte di rifiuto già si riutilizza per rifare carta, giustamente, sicché non è che si prende rifiuto e si butta nell'inceneritore. Una parte di plastiche, ci sono aziende che si stanno già muovendo per recuperarle, ovviamente le normative europee sempre più stringenti chiedono che la qualità della plastica sia di un certo tipo, quindi una parte deve andare per forza in questo momento in discarica. E ci sono anche poche discariche a livello nazionale che vogliono prendere quel tipo di rifiuto, perché il rifiuto pubblico urbano si paga meglio e quindi si prende più volentieri. Secondo me, rafforzare l'anello del ciclo dei rifiuti con un impianto di biogassificazione che ha sicuramente, dovremo vedere il livello di emissioni che ha, ma sono dentro sicuramente le normative e le leggi, sicuramente non hanno tutto questo impatto che facevano gli inceneritori di prima, poi senza controllo. Cioè, ricordo che le turbine di adesso hanno, i discarichi fumi di adesso hanno una doppia soglia, hanno un allarme, entro 48 ore bisogna intervenire, la soglia d'allarme blocca l'impianto. E non credo che chi lavora in questi settori qui abbia intenzione di tenere gli impianti fermi. A differenza di una volta che, vuoi per ignoranza, vuoi perché si diceva che qualcuno si tappava l'occhio e si andava avanti. Io mi sono trovato a parlare con Arpat e l'ASL più di una volta. Vi dico che anche quello che si vocifera a volte nelle discussioni, ah sì, ma tanto basta andare all'ufficio, non è vero assolutamente niente, sono istituzioni molto rispettose e anzi, fanno veramente le pulci. Rispetto a diversi anni fa c'è un'ottica, c'è l'impegno delle aziende, quindi l'ASL si trova in condizioni di poter spingere su migliorie della sicurezza, migliorie sulle emissioni, migliorie sul ciclo dei rifiuti. Cioè io non so nell'azienda dove lavoro io quanti codici CER, che sono quelli che denotano i rifiuti, si differenziano, ci sono, prova che
una persona domestica non se lo può neanche immaginare, se rispettare una cosa così ci vuole una casa intera. Quindi fare chiusura totale quando gli strumenti ci sono e quando, voglio dire, si può andare a stimolare, cercare di parlare con la regione, secondo me è sbagliatissimo in questa fase, perché si dice già all'azienda di prendere già un'altra strada che probabilmente non può prendere. Poi mettiamola così, vediamo ancora anni che l'azienda potrebbe, visto che c'è anche un problema occupazionale, potrebbe anche arrivare dicendo: guarda, io la proposta l'avevo fatta. E invece, siccome è una bella proposta è fattibile, andiamo a potenziare quello che è il secondo polo cartaceo d'Italia, secondo me non sarebbe così male, oltretutto appoggiata un'azienda, non un impianto di filogassificazione fino a se stesso, anzi, un impianto di filogassificazione che mantiene anche un altro settore dove noi siamo forti. Ricordavi prima, e mi rivolgo a te ma mi rivolgo a tutti, ma prendo spunto da quello che hai detto, che già hanno una parecchia conoscenza dell'utilizzo del rame, voglio dire, e questo bisogna cercare di non perdere, e forse anche una delle poche cose che l'azienda in questo momento qui, e non voglio creare uno spauracchio perché poi dopo non delocalizzano, proprio perché trovano sul territorio persone con almeno 20 anni di esperienza sul settore, trovano l'indotto predisposto a rapportarsi con l'azienda, e quindi questa è l'unica cosa che cercano all'ultimo e per forza dovete delocalizzare. Ma nel mondo delle multinazionali, di come si sta svolgendo, domani qualcuno prende e se ne va, poi alla fine questa è anche una cosa va messa nel conto, non deve essere detto no ma lo fanno per i dipendenti, e quello non si sa mai, dalla mattina alla sera vuol dire si sente le aziende che avevano gli accordi sindacali e prendono e localizzano. Quindi per chiudere il discorso, io in prima istanza, in primo intervento, poi penso che si possa dibattere, visto che eviterei di portare in votazione il punto, sfrutterei questa serata per poterne parlare, e se dovessi fare un documento stasera chiederei delle citazioni accanto a me, anche perché io non mi è mai capitato di vedere né un rappresentante né della Libellula né di per me, su cosa dovrei decidere stasera. Una cosa che hanno deciso i sindaci, però alla fine non ci sono dati certi quanto, che sicuramente si aumenta l'inquinamento della valle, poi sicuramente non è vero neanche quello, perché la regione mi sembrava avesse dato delle indicazioni serie, dicendo bisogna, il bilancio emissivo deve rimanere tale se non abbassi, quindi vuol dire che KME avrà anche dato qualche indicazione di rassicurazione. Faccio un contributo sul discorso, perché poi dopo mi vengono in mente, perché non mi scrivo nulla e sono poco pulito nel senso, nel fare i discorsi. È giusto, probabilmente KPME è entrato nell'ambito delle aziende energivore, ci rientrano tutte quelle aziende che ovviamente non producono energia ma la consumano, no? Ovviamente devono avere una certa entità, e sono contento che KPME abbia deciso di fare quel passo lì, perché lo seguo privatamente in prima persona, e è un bel passo. Probabilmente è la certificazione ISO 50001, è una certificazione che impegnerà sicuramente l'azienda entro il 2020 a fare un abbattimento del costo energetico del 2%, che sembra, cioè, 2% nel nulla, non è poco. Oltretutto obbliga l'azienda a inserire una mentalità aziendale dove si fa risparmio energetico, dove si pensa a, per assurdità, il certificatore viene e ti dice: ma lo sanno che qui se c'è una stanza non c'è nessuno si spegne la lampadina? Perché deve essere una filosofia, una mentalità aziendale, questa è una bella cosa. Ovviamente capisco che nell'immediato, come soluzione e senza forse un'organizzazione preventiva, dove lavoro io, erano già diversi anni che si lavorava per risparmi energetici, perché giustamente se risparmi energia diventi più competitivo sul prodotto finito. Probabilmente fare un impianto di filogassificazione che è cogenerazione, già per il 2020 abbiamo già il risultato conseguito in mano, perché non è solo il 2% si risparmia, e questo non sarebbe male dare all'azienda la possibilità poi a
questo punto è entrato in un percorso e poi riportato avanti. Se deve rispondere a me. Eravamo un po', diciamo, confrontati per vie brevi e ufficiose, e qui anche un po' la mia visione, la sapevo, siccome è simile a quella di Fabrizio, ti do un modo di rispondere magari una volta sola, no? A tutte e due. E io, quello che, a parte esprimermi in maniera difficoltosa per quello che posso leggere qui, per quello che posso aver letto della vicenda, e quindi già anticipo che per me è difficile proprio esprimermi, penso che forse la votazione migliore che potrei dare sarebbe l'astensione, non avendo i dati, niente per poter esprimere anche dal punto di vista ambientale quello che può essere, e io non conosco se c'è in questa economia circolare a cui ovviamente tendiamo, però ritengo al momento che un processo di incenerizione purtroppo sia non tanto necessario ma quanto migliore rispetto a altre forme di smaltimento di un residuo che comunque rimane in fondo a tutto quello che può essere riuso, riciclo, e chiaramente reintrodurre anche con una certa trasformazione una materia prima, rifar diventare un rifiuto una materia prima. Questo è ovvio, e che dobbiamo spingersi verso questa cosa qua, e lo stiamo facendo, perché basta anche pensare all'economia circolare dell'acqua. Una volta il Serchio, 25 anni fa, era invivibile, era un fiume morto, oggi è un fiume vivo, è un fiume che respira, che vive, che c'è pesce, che non puzza, e si vede anche a Bocca di Serchio che il mare è pulito. Analisi confermano, e forse grazie al ciclo chiuso dell'acqua nelle cantiere. Quindi, grazie anche alla coscienza ambientale che stiamo tutti maturando, vedendo che il pianeta è unico e sicuramente non fra un anno potremo andare su satelliti artificiali o su un altro pianeta. Quindi, al di là che sarà sempre importante mantenerlo vivibile, capito? Mi sembra ovvio che si debba andare su una economia circolare, ma altrettanto ritengo che oggi sia quantomeno, io non conosco nessuna metodo di residuale alla fine del trattamento di quanto tu possa riciclare e riusare, poi c'è l'incenerizione, che poi fatta grazie alla classificazione è anche ambientalmente molto più vantaggioso rispetto a bruciare o plastica come hanno fatto, o residui solidi, liquidi e quant'altro. Il gas sicuramente diciamo che comporta una possibile riduzione di sostanze climalteranti come anche nocive e inquinanti. Dico anche che, non avendo neanche una valutazione di impatto ambientale, come si può capire se, ad esempio, abbinato ad un teleriscaldamento, non possa avere un impianto del genere anche un impatto ambientalmente positivo, andando a ridurre quelli che sono i consumi energetici per il riscaldamento, che ARPAT dice sono la causa più incidente per l'inquinamento anche di fornaci, come di tutti i centri urbani. Vediamo a livello europeo, probabilmente sono già superati, non lo so, può darsi, ma ci sono esempi di incenerizione, inceneritori nei centri urbani, dove ovviamente viene abbinato teleriscaldamento. Quindi, diverso è dire faccio un impianto fine a se stesso per mero, diciamo così, speculazione, tra virgolette, aziendale, industriale, senza abbinarlo al contesto. E quello che anche mi preoccupa più di tutto è proprio quello che diceva anche Nicola, cioè l'inasprimento e la lacerazione di cui lui parlava, e che è un dato di fatto, è vero, nel tessuto sociale in conseguenza alla proposta o anche all'installazione di simili impianti. Ma dico io, non è responsabile forse anche la politica
di questo? Non è responsabile forse anche non andare a mitigare dicendo le cose come stanno ai cittadini di cui si fidano sempre meno delle istituzioni, cosa sbagliatissima, capito? E dico io, forse sarebbe invece il caso di prendere questa cosa qui, che probabilmente lì è sbagliata, non lo so, può darsi anche, capito? Però dovrebbe essere un, siccome trattasi di un impianto strategico, e secondo me strategico per tutto il settore cartario e quindi per un settore di importanza vitale per tutta la provincia di Lucca, forse anche di province limitrofe, ci dovrebbe essere, come ha suggerito Nicola, un iter istituzionale di ampio respiro anche territoriale che porti a dire: c'è necessità di questo tipo di impianto? È conveniente, magari compatibile ambientalmente? È strategico? Perché dove lo facciamo? Quella è la domanda giusta. E dire dove lo facciamo, e a quel punto lì è chiaro che ci sono i comitati, è chiaro che ci sono i cittadini preoccupati, è ovvio, mi sembra che ne hanno passati tutti i colori, che siano preoccupati è la cosa, cioè non sono nelle strade con i forconi e le fiaccole, secondo me già sai, sono anche troppo civili per certi versi, però cioè, se poi dopo strategicamente, politicamente si è deciso che è importante farlo, c'è stata la valutazione, si è detto si fa lì perché è corretto farlo lì, c'è stata la valutazione ambientale che dice sì, è possibile farlo, anzi magari con delle opere di mitigazione può essere anche vantaggioso anche ambientalmente, a quel punto lì bisogna, sta a noi educare e informare correttamente le persone e l'opinione pubblica affinché si preoccupi il meno possibile, affinché capisca che può avere anche un miglioramento delle sue condizioni sia ambientali che economiche, perché no? Quindi mi sembra quasi più una, cioè talvolta secondo me le istituzioni, la politica più delle istituzioni deve avere anche la forza di esprimere concetti che siano che sono purtroppo impopolari, però giusti, o perlomeno in buona fede giusti, supportati poi da tutto l'iter che si diceva, alla fine cioè deve non, il processo democratico è questo, cioè ci sono delle istituzioni che sono votate, ci sono delle amministrazioni che sono votate, delle istituzioni che lavorano per l'interesse pubblico. E questo poi deve essere anche accettato anche dalla popolazione. Quindi, cioè, se si deve stare a dire, cioè, qualsiasi parte lo facciamo, eventualmente sia il caso di farlo, un impianto del genere solleva un comitato dei residenti. Non c'è dubbio. Chi sta lì e dice no, io non lo voglio, lo voglio poi alla sfalla, ah, va bene, là, ciao, va bene, ok, fine del comitato, se ne fa un altro là. Le persone lì hanno ottenuto quello che vogliono, però bisogna iniziare a ragionare che siamo sempre sul solito pianeta tutti, se no l'economia circolare è solo un sogno, e se non si capisce che siamo, che da qualche parte bisogna pur fare determinate opere, visto che anch'io non ritengo possibile la decrescita felice, quindi non sono contrario. E quindi sono per la crescita, ma ritengo che la decrescita felice non esista, quindi diciamo che sono molto perplesso rispetto a questo che stiamo, a questa cosa di cui stiamo discutendo o comunque portando in votazione stasera, che non mi sento di esprimermi. Voglio rispondere. Ecco, non ho risposto all'intervento perché non mi sento di, non sono chiamato a dare risposte, alcune puntualizzazioni. Me lo voglio al sindaco, ma l'ordine del giorno lo fa il sindaco. Due settimane fa ho trovato all'ordine del giorno una proposta, mi sono attivato e chiedendo, perché non volevo che apparisse la mia assenza in consiglio, come, perché ripeto, l'ho detto dal primo giorno che a mezzogiorno purtroppo io ho difficoltà per motivi di lavoro, non entro in polemica, però questo qui, non volevo sottrarmi alla discussione,
e ho chiesto la possibilità di rimandare il punto ad un'occasione nella quale potessi essere personalmente presente, perché stimolato alla discussione in merito non mi volevo assolutamente sottrarre. Non ci sono stati incontri fra maggioranza e minoranza, uno perché a convocarli deve essere anche in questo caso qui il sindaco. Io mi sono rapportato al sindaco, no? E ho contattato il sindaco. Ben venga, è da 4 anni e mezzo che dico che bisognerebbe convocare i capigruppo e non mi avete mai degnato di un'attenzione per questa sottolineatura e per cercare di condividere le cose. Quindi ecco, sotto questo profilo personalmente riprendo e ricetto la palla sui banchi della maggioranza, perché ve la dovete vedere per conto vostro, no? E francamente però l'archivierei subito, perché è una vicenda che non mi appassiona. Stimolato l'ho voluta dire, provo a essere più a pane e salame, a ragionare in maniera molto pratica. Uno, è ovvio, non abbiamo questa ambizione dal Consiglio Comunale di Fabbriche di Vergemoli di poter determinare, non dobbiamo dire sì o no ad un percorso che avrà il proprio iter. Dopodiché, anche in questo caso qui, non mi fa assolutamente problema, anzi lo vedo anche pertinente. Io 4 anni fa presentai una mozione di solidarietà dopo gli attentati di Charlie Hebdo, e mi si disse che le questioni che non riguardavano il territorio non si affrontavano. Presente, perfetto, questa è una questione che comunque riguarda il territorio, quindi non vedo nulla di scandaloso nell'averla collocata da parte del sindaco all'ordine del giorno. Entro nel merito. Noi, come ricordavo, non è la nostra votazione dirimente. Dico che rischia di non essere dirimente neanche la votazione del comune che ospita l'impianto, il comune di Barga, se anche assumesse una posizione in linea con questo documento o contrario. Perché il legislatore nazionale nel 2006 fa un testo unico e individua un percorso, per cui non c'è una istituzione, in generale dico viva Dio, la politica fa le leggi, dopo fissa i paletti, dopodiché non entra nel merito. Non ci sarà il signor sindaco di Fabbriche di Vergemoli se non il signor sindaco di Barga, se non il signor presidente della provincia, se non il signor presidente della regione, che può dire sì o no, vita o morte su determinati impianti. È un problema diverso. Io registro il fatto, siccome non sono un tecnico, non voglio neanche farlo il tecnico, che al di là delle mie convinzioni personali, che possono essere condivisibili o meno sull'idea della chiusura del ciclo dei rifiuti, io registro che ogni qualvolta, è una riflessione politica, che ci si imbatte in progetti di chiusura del ciclo dei rifiuti attraverso processi di combustione, si crea una profonda lacerazione con il territorio. Poi c'è di tutto dentro, ci sono quelli che soffrono della sindrome di NIMBY, not in my backyard, vuol dire che basta che me lo faccia, non vada il secchio, ma se lo fanno a Lucca il pirogassificatore va bene. No, io non sono neanche di questa idea qui, perché mi sento di voler sposare una iniziativa e una posizione qui, perché sono coinvolto direttamente, ma direi la stessa cosa a Capandri, chiaro? Poi ci sono ovviamente chi ci specula politicamente in queste vicende qui per cercarsi del facile consenso e fa il male delle persone che ci sono direttamente coinvolte, dei lavoratori. E io non voglio giocarmi questa partita qui e rigetto la speculazione politica di un partito o di un altro. Qui la questione è che sì, vogliamo ragionare, allora le leggi le fa il Parlamento. Sarà opportuno che il governo, che è espressione di una maggioranza parlamentare, valuti
cosa intende fare. Se oggi la legge di riferimento, vi faccio un esempio più concreto, la premessa di questo ordine del giorno approvato dal Consiglio, dalla Giunta dell'Unione della Garfagnana questo pomeriggio, una premessa che mi aveva invitato Michele ad aggiungerla, perché voleva far riferimento, queste due righe, al fatto che abbiamo deliberato strumenti urbanistici che hanno strutturato il regolamento urbanistico anche con il voto dei gruppi di minoranza, per quello in maniera unanime, che escludevano, mi correggerà dopo il sindaco, la possibilità di realizzare impianti di determinata dimensione per l'autoproduzione di energia elettrica. Nello specifico si parlava di biomasse, in quel caso lì, cioè era stato molto dibattuto anche nella precedente amministrazione di Fabbrica di Valico di un impianto a biomasse. Quindi nell'ipotesi di piano strutturale e regolamento urbanistico si escludeva questo. La legge attuale, se la cartiera di Fabbrica di Valico, no, poi non entro, posso ritenerla anche ingiusta come la ritengo, ma la legge si rispetta, la cartiera di Fabbrica di Valico decide di fare un impianto di smaltimento del pulpe, un pirocassificatore, presenta una valutazione di impatto ambientale alla regione, il sindaco può anche vedere negativamente, o la maggioranza o tutto il consiglio comunale, non vedere direttamente, avrà la possibilità attraverso la conferenza dei servizi di opporsi, di dire la propria. Dopodiché, anche se gli strumenti urbanistici, che sono lo strumento amministrativo più importante, direi, di un'amministrazione comunale, negassero la possibilità di realizzazione di questo impianto, attraverso il percorso che viene attivato per l'individuazione di impianti di smaltimento di rifiuti speciali, come potrebbe essere il pulpe di cartiera, supera, per come l'ho letta io e per come l'ho approfondita, non sono un giurista, supera addirittura e impone questa decisione anche all'amministrazione civica che ospita questo tipo di impianto. Quindi allora non ragioniamo di nulla, in effetti l'azienda non ha presentato alcun tipo di progetto, a mio parere, soprattutto in nell'incontro pubblico, nell'assemblea pubblica, tracciato una direzione. Qui si parla di un progetto, di un'indicazione di una strada. Intanto che non mi indicava una strada, io giustamente, da uomo delle istituzioni, aspetto la presentazione del progetto, ma lo aspetto ancora. L'azienda è libera di fare, ci mancherebbe altro, quello che ritiene più opportuna, assolutamente. E oggi abbiamo questo strumento. Io dico un'altra cosa, che proprio perché tutto ciò si basa su una legge nazionale del 2006, chi può cambiare una legge che mi lascia perplesso? L'idea che possa essere deciso sulla base di valutazione di un percorso assolutamente legittimo di modificare uno strumento urbanistico, io vorrei una legge diversa. Chi la può cambiare la legge? La può cambiare il Parlamento. Il governo è espressione dell'attuale maggioranza in Parlamento, quindi ha la capacità di incidere, ha un potere contrattuale, intendiamo così, molto superiore a quello che possono avere i comuni, le province, le regioni in una partita del genere. Aggiungo, qui si sta parlando di un settore nevralgico del paese, perché va bene che il rame è il cugino povero del, non tanto per quanto costa, ma in termini di metallurgia dell'acciaio, no? Per cui si parla dell'Ilva di Taranto o delle aziende che producono l'acciaio, ma il rame alla fine è sempre il cugino sfortunato, no? Però bisognerà che il governo si esprima in termini di politica industriale. Io non sono, perché la principale azienda italiana, il leader europeo, ha mai la bandiera del rame. Quindi c'è da trovare una soluzione più avanzata che assicuri un raggiungimento dell'obiettivo legittimo dell'azienda, ma attraverso formule diverse. Senza l'interlocutore governo nazionale facciamo un ragionamento monco, altrimenti ci teniamo legittimamente, l'azienda farà
il proprio percorso, la legge è questa qui, dopodiché avremo grosse difficoltà, bisogna fare anche una bella operazione verità. Secondo me, creando una sana collaborazione istituzionale, non c'è nulla di più lontano, per come la vedo io politicamente dall'attuale governo nazionale, però non mi interessa, non mi appartiene questo tipo di ragionamento in questo percorso. Abbiamo bisogno che ci metta il governo la faccia in una sana collaborazione istituzionale e abbia la forza di poter insieme individuare percorsi diversi. Non è una scelta dell'azienda l'abbattimento del costo, è una richiesta, un appello che da anni l'azienda KMN faceva di poter essere riconosciuta come azienda energivora. Poi è arrivato un governo, non ne faccio una questione di appartenenza politica, che ha attivato un percorso per il riconoscimento e d'un botto dal 2018 da 12 milioni di euro siamo arrivati a 10 di costi energetici, dando un piccolo margine di manovra significativo, direi, non piccolo, perché se il costo complessivo è 12 milioni di euro, è partito di 2 milioni di euro, insomma si parla di un percentuale, quanto è? Un 24% di abbattimento del costo di energia. Potrà il sistema istituzionale che raccoglie la preoccupazione per un impianto che oggettivamente si è scontrato con grande resistenza, perché non è la prima volta che salta fuori la necessità legittima e la preoccupazione legittima di una realtà importante come quella del distretto cartario lucchese, perché 15 anni fa un'ipotesi del genere è stata proposta in Lucchesia, la zona Fraporcati, proprio nel cuore del distretto cartario lucchese, perché è una preoccupazione reale anche del mondo cartario. Una decina d'anni fa, se non sbaglio, Lucca da Decimo voleva fare la stessa identica operazione, quindi il tema lo conosciamo molto bene, la preoccupazione del distretto cartario lucchese la conosciamo molto bene. Qui si parla però di politica industriale, la politica industriale del paese la fa il governo. Qui, secondo me, il salto di qualità che tutti i rappresentanti delle istituzioni dovrebbero fare è capire che andiamo incontro a mesi ancora più complicati per il clima sociale che si respira sul nostro territorio, avrebbe e potrebbe recitare il governo con una idea chiara, con una presenza fisica all'interno di questa vicenda, un ruolo fondamentale per tenere insieme la rigorosa attenzione che dobbiamo avere per l'ambiente e allo stesso tempo l'accompagnamento che bisogna garantire al lavoro. Questo, dopodiché, ripeto, ci si interroga e si risponde alle proprie coscienze, però poi, per essere chiari, almeno così, ho parlato molto meno della prima, tanto anche questa volta, però spero di essere stato chiaro. Assolutamente. Altri interventi? E la vice sindaco si vuole porre in votazione il titolo dell'ordine? Io vorrei porre in votazione il titolo dell'ordine. E se non dovesse, se fosse bocciato, preferirei che, dato il clima che si vive al di fuori di questa sala consiliare, dove ovviamente abbiamo capito che questo documento potrebbe anche non aver senso, comunque sia, per evitare che... Ha un valore politico. Sicuramente politico. Non è un po'. E siccome a questo tavolo ci sono persone che magari vorrebbero partecipare alla votazione, ma magari non vogliono trovarsi in difficoltà uscendo fuori di qui e trovarsi, come è successo a me, la macchinetta del caffè, essere aggredito perché il turista l'altra sera sono venuto a sapere che ho votato, preferirei che fosse seguito. Questo nel rispetto, voglio dire, di tutte le persone che sono. Allora, faccio una votazione, faccio una introduzione. Schede segrete. No, sono sincero. C'è 8 voti. Non è che ho maggiori problemi, ma sia la posta a votare il ritiro oppure a dibattere io il punto e poi lasciare il consigliere di decidere proprio voi.
Io suggerirei una cosa, cioè, io non è cioè, dal momento che il punto è l'ordine del giorno, secondo me bisognerebbe portarlo fuori, ma con serenità, cioè si dà un segnale di serenità anche a portare il fondo. Cioè, cosa vuol dire? Andrà che è solamente veramente politico, no? Però poi mandata all'Unione dei Comuni prende una posizione. L'ha presa la posizione. Allora rafforza la posizione per me. Un segnale di serenità delle istituzioni, secondo me, sarebbe anche quello di poter dibattere serenamente di questo tema qui, con una libera coscienza di esprimersi a favore contro, ma non ad un progetto che non esiste in questo momento. Come si è fatto stasera? Il problema è fortunatamente in poche, perché io conosco tante persone fra gli ambientalisti, tantissime persone che lavorano lì dentro, e non ho mai provato. Poi probabilmente qualche persona che non condivido negli atteggiamenti, le mille marce ci sono da tutte le parti, intendiamoci, ci saranno anche fra di noi, però qualcuno che ha un atteggiamento aggressivo nel ragionare in merito delle cose, secondo me non c'è nulla di scandaloso a dire la propria e esprimere un'idea, anzi secondo me io lo ringrazio il sindaco, perché ha preso un'iniziativa che ci ha consentito di dibattere di un'occasione. A me mi ha offerto la prima occasione istituzionale di poter dire la mia, ecco, l'ho detta magari pubblicamente attraverso... Facciamo sempre le comunità, faccio il mio intervento, poi si pone tutto in votazione e ognuno fa liberamente quello che vuole. Perché mi guarda che una premessa sul voto segreto, se un consigliere deve avere paura di votare in ordine del giorno come questo, io sono preoccupato della serenità che c'è in mano del senso. Tocca al sindaco, non ho problemi, ho votato e mi sono mosso contro il genitore di Sebas, di Serra, forse fa più vecchio c'era, e sicuramente gli anni, essendo poi meno i posti di lavoro e meno la possibilità di coprire, erano più tesi. Ma ribadisco, chi siede a questo tavolo, non so che lo faccio riferimento a te, te sicuramente l'hai detto per fare un favore agli altri colleghi consiglieri, ci mancherebbe, ma sono certo che ognuno dei consiglieri qui presenti avrà provato le proprie azioni, perché se ci si deve preoccupare, e io non voglio credere che la popolazione della Valle del Secchio abbia bisogno di votare un ordine come questa, ma noi sindaci siamo qua. Io che sono già nel consiglio comunale, cioè nel senso, ci mancherebbe. E tanto per chiarezza rispetto a chi potrà vedere il video e che non abbia quindi informazioni distorte circa la mancanza di comunicazione degli atti che vengono posti in consiglio, perché che può essere libertà, a me fa piacere in questa sede ognuno dibatta liberamente quello che pensa. Io lavoro in una caserma, so cosa vuol dire in una caserma, so che questo è un consiglio comunale e sono lieto della democrazia che permette a ognuno di dire liberamente quello che pensa, assumendosi le responsabilità, valorizzando o ritornando indietro, quello che preferisce. Però è trasparente rispetto a chi ci segue, ma anche palesato che gli atti sono un consiglio da 2 settimane. Poi questo è dato di fatto, qualsiasi atto che viene posto in consiglio è a disposizione dei consiglieri. Poi se magari all'interno della maggioranza, che se ci siamo visti parecchio, non è venuta fuori la discussione, non sembrava che fosse, perché la linea presa dai è riprotocollato perché l'abbiamo rimesso qua. Allora vuol dire che è cambiato, cioè la seconda deve fare un sermone, un discorso. Il discorso era capito, no? Dove si voleva arrivare, e se ne poteva parlare tranquillamente prima, perché io ribadisco, nessuno ha messo un discorso. Però la porta dell'educazione, la correttezza, anche se siamo amici, ok, del rispetto di più istituzionale. Io ho rispettato te quando hai parlato, poi tocca a me essere rispettato. Non ho fatto mai educazione. Come ha detto lei, consigliere Monti, l'unica modifica che c'è stata all'ordine del giorno rispetto a quelle punti presentate alla conferenza è il cappello. Perché io vi ricordo l'incontinuità con le esigenze di questa comunità che ha raccolto le firme, proprio come è successo per il cappello, prima che ci fosse un progetto. Prima che ci fosse una certezza, senza pensare ai posti di lavoro, questa valle, questa comunità chiese a viva voce di far sì che non nascesse un impianto a biomasse che avrebbe dato lavoro ai boscaioli, avrebbe messo in sicuro i boschi, avrebbe messo in sicuro i fossi, mi ricordo.
ma questa comunità conscia delle caratteristiche geografiche, geomorfologiche del territorio, chiese di non farlo. Che non aveva l'insegnamento, che non aveva... Con continuità, con continuità. Qualcuno che non è neanche di questo territorio l'ha fatto proprio, l'ha spinto politicamente, ma non mai che sia nell'organizzazione urbanistica, e all'unanimità tutti i consiglieri hanno deciso di non farlo. Perché io, come ha detto bene, alcuni consiglieri, non ho deciso perché non voglio quelli dibattiti, ma per dati di fatti, credo anche io che ci sia not in my yard, ma non può valere solo per noi. Io rimango un pochino stupito quando mi si dice non lo facciamo a fabbrica, ma facciamo a fornace, per le specie dimensioni, perché poi non c'è sempre il solito. Cose diverse. Cose diverse sono sempre impianti di questo tipo, perché sempre di questo si sta parlando. La gente, la popolazione che in questi mesi ha dibattuto, cioè, noi veniamo alla fine di un ciclo di incontri pubblici dove chi voleva poteva venire. Prego. Addirittura, no, mi scuso, però... Addirittura, cioè, faccio per dire, la biomassa sarebbe contemplabile nella energia rinnovabile. No, semmai si vuol dire che gli scarti di cartiera possono essere contemplati come biomassa. Però, mi piace, cioè, perché se ne sono andata in esposizione io volentieri, ma si fa per essere la biomassa rinnovabile. Si va per andare in legna. Non è che veniamo stasera a qualcosa di nuovo che nessuno ha mai letto o sentito. Giustamente mi si dice, ma K e meno l'ambiente di questo progetto. E sì, ci hanno invitato a Bagli, il sindaco, ce l'ha fatto vedere, tanto è vero. Se mi permettete, hanno messo in realtà a Bagli due categorie di soggetti. I lavoratori K e meno. Perché veramente, se siamo qua a presentare questo ordine del giorno, che io vi faccio notare, cita per primo, la tanta piena disponibilità a collaborare a fianco ai lavoratori, neanche l'azienda. Perché il primo pensiero di qualsiasi consiglio comunale, di noi sindaci all'Unione dei Comuni, di qualsiasi persona che va a manifestare, è per i lavoratori. Perché quella sono la nostra comunità. Non un soggetto economico che ha come fine ultimo l'utile. E noi il primo pensiero è andato a loro, il mio e quello di tutti i sindaci. Perché ci interessa, poi proseguo, perché come avete ascoltato voi, dobbiamo interessare. E l'altro pensiero va al collega Bonini, al sindaco di Barga. Che sì, poteva chiedere una votazione segreta, ma al sindaco di Barga, al collega Bonini attaccato più di tutti, mi si permette un minimo di solidarietà fra sindaci, io la devo e sento di dargli onestamente, perché veramente oggi è toccato a lui dover discutere di un impianto così, all'epoca è toccato a me, sono stato fortunato perché non ci sono state queste tensioni con i lavoratori, domani toccherà a qualcun altro. Però è un discorso, se mi permettete, un problema completo. Mi permette anche di dirlo, io leggo la KME di 100 anni ha fatto, sì è vero, KME è una realtà storica importante, importante per questa parte, ma però ci scordiamo anche che c'è stato un passaggio di proprietà, che da attività industriale è diventata finanziaria, dagli Orlando è passata a Menes. Ci scordiamo forse che non è la prima crisi che ha, che si deve risolvere, quando c'era la Luvata, tutto il discorso di tutti i dipendenti che si è usato in questi anni, come mai non c'è mai stato questo movimento di massa a favore del salvato? Mi si cita l'Ena Sarco, io c'ero, io non so quanti di voi c'erano a manifestare con i dipendenti KM per l'Ena Sarco, io c'ero perché si doveva portare la produzione in Germania, quello ha un senso, permettetemi. E so bene che l'Ena Sarco consumava e dava più inquinamento, ma so anche che aveva scadenza le sue autorizzazioni, perché poi ha detto, beh, se si legge qualcosa viene fuori, perché no, perché abbiamo una valenza sul futuro, questo permettetemi, ci penso, perché poi noi non siamo a difesa di un singolo soggetto, noi siamo a difesa delle comunità, e le comunità sono gli enti imprenditoriali, sono le popolazioni, sono chi vive un territorio, chi frequenta quelle strade. Mi si permette, con il massimo rispetto delle cartiere di KM, non solo di tutelare quei due soggetti, sono a tutelare i posti di lavoro quando possibile, soprattutto quando c'è una scelta. Se avete letto l'ordine del giorno, so che l'avete letto, visto anche gli interventi che ci sono stati, vedete che tutti siamo a favore del piano di rilancio di KM. Qualsiasi sindaco è a favore del rilancio di KM. Quello che si chiede, giustamente, è di dire perché il rilancio deve passare da un canale obbligatorio e non dalle altre fonti, che dopo vi farò vedere, poi passerebbero. Dite qualcuno, non voi cari consiglieri,
che è un no a priori, ma sempre gli atti. Cioè, tutti questi fogli qua, chiunque li vuole comprendere e leggerli, perché poi si fa così, no? Si discute sui fatti, e quella è la cosa importante. E permettetemi, un pochino se ne è discusso, se ne è parlato, ascoltando tutti. Ribadisco, io non sono un sindaco che prende, che ragiona di pancia o che fa l'iniziativa. Neanche io voglio andare al bar o litigare con mio fratello che lavora alla KML. Il giorno del mio compleanno ne ho parlato. Io non devo andare alla macchinetta di un caffè per parlare con qualcuno della KML. Era una scelta. Non devo andare a Fornati, perché parlo tutti i giorni. Avete un'idea di un sindaco che ha 15 anni che è sindaco, 5 consiglieri, 20 anni che ha a Vergemoli e nella Valle, quante volte sono andato a parlare con quei sindacati? Ma veramente, non tanto qualcuno di voi che lo sapete che l'ho fatto, ma anche chi ci vede, pensa che non sono andato a parlare con i sindacati prima di prendere posizione, pensa che non sono andato a parlare con i dipendenti, pensa che non ho fatto una valutazione logica e banale, permettetemi. Chi ci dà certezza che questo impianto rimanga? Ce l'ha detto KML, io leggo le parole accolate, sento, bisogna fidarsi, KML ha sempre pagato gli stipendi, non ha comprato la materia prima piuttosto. Mi si permette, che capisco che magari chi mi ha detto non può scegliere di passare, se non paghi gli stipendi e i contributi, è costretto a pagarli, o comunque è una sanzione che anche penale. Se non compri il materiale non ti succede nulla. Una cosa è la volontà, e una cosa è l'obbligo di dover fare certe scelte. Ci chiedono fiducia. Il nuovo amministratore, io rispetto, ha dato dell'ignorante, non è che ho problemi a fare il mercato dell'ignorante, mi dice che bisogna informarsi, certo. E io chiedo, ma quanti ce ne sono di pirocastificatori in Italia? Nessuno. Che tengono sua pulpe, logicamente. Cioè, noi stiamo sperimentando. Mi si può dire, ma da qualche parte si dovrà provare. E io lo concepisco. Però io mi domando, quali sono i criteri per scegliere dove provarli? Quelli geografici, ambientali o quelli economici? Perché se noi siamo una terra dove ricca l'acqua e la dobbiamo scegliere, siamo una terra ricca di montagne, di parchi, dobbiamo essere chiusi, quindi dobbiamo avere una vocazione particolarmente naturalistica. E per 20 anni le nostre scelte di indirizzo sono andate in questa direzione. Poi ora ci dicono, no, dovete bruciare il pulpe. Vabbè, lo dobbiamo bruciare perché? Per produrre energia elettrica. Ma quanto durerà anche fosse corretta questa interpretazione l'uso del pulpe? Ci sono diversi nel mondo cartaceo, perché poi basta informarsi, ribadisco. Non è che uno si presenta un ordine del giorno, soprattutto di questo tenore, e non si è minimamente informato dai settori di competenza. Sicuramente voi che ci lavorate, in generale, chi conosce un po' la materia, sa meglio che me che le cartiere non allungano della loro pulpe. Perché ditemi, quale multinazionale, una volta che è approvato una modalità di smaltimento, lo va a fare presso un altro soggetto? Vogliamo prendere in giro, se chi guarda pensa che saranno disposti a prenderci in giro, lo dica pure, ma si sa bene che nell'arco di 4-5 anni il pulper difficilmente sarà smaltito sempre in KML. Perché o i dirigenti delle cartiere, gruppi comunque a livello europeo, prendono un abbaglio pazzesco o semplicemente mutano una tecnologia che si farà fino all'Europa. Poi, giustamente, io come tanti altri, la tecnologia che si farà, che faranno col pirocastificatore. Ora, poi logicamente mi domando, no? Ma se questo criterio è giusto, era giusto farlo all'Alce, era giusto farlo a Borgo Mozzano, era giusto farlo a Castelnuovo, e anche qua. Perché alla fine qual è la differenza? Nel meccanismo del pirocastificatore, che comunque è una novità, perché poi ti dicono, e ritorno un passo indietro, per pazienza, fidatevi che noi dipendenti le salviamo, fidatevi che ci siamo, Io vi riporto questo. Il gruppo presieduto da Vincenzo Maris, presidente della riunione, ha pronunciato l'insegnamento produttivo capace di occupare tutti, o comunque la maggioranza di 600 lavoratori. Qui siamo già a un buon punto, Vi leggo un altro passo. Ha sostenuto negli ultimi anni 10 anni di perdite in Italia, vale 200 milioni di euro, ed effettuato investimenti per 130 milioni nella produzione del rame. Secondo quanto spiega la nota della società Fornaci, verrà realizzato su un area di 40 metri un impianto idroponico che impiegherà a regime 400 dipendenti con investimento previsto di 50-60 milioni. Tre anni fa, KML ci diceva, coltiveremo pomodori e occuperemo e metteremo i soldi che si fanno in centrale per fare pomodori. L'idroponico.
io la fiducia la do quando c'è continuità. Cioè, qualcosa che un po' ce l'ha fatto. 100 anni sono tanti, ma io ve lo dico, è stato un passaggio proprietario, c'è un passaggio di scelta. Quello che aveva valore, la rubata, il superconduttore, sono andati via. La produzione, quando si parlava di Rasac, doveva andare in Germania. Chi mi dice che rimarrà solo perché si deve smaltire pulpe? E poi per quanto, ribadisco. Se si vuole fare una nota conoscitiva, ribadisco, sono cose che si sanno tutti. Ma siamo noi, chi si dice di essere così? Aspetta, ma scusa, io non capisco, ma non c'è uno Stato, una regione che fa un piano e dice ci vuole il pirocassificatore e ci vuole lì, cioè ci vuole uno e non lo fa la Lucart, la Scala, cioè abbi pazienza, no. E ci saranno le autorizzazioni che verranno date a determinati soggetti e sarà solo lì. Non è così, sbaglio. Diciamo che hai esemplificato perché manca il passato, che proprio quelle anche da per me, sostenibilità sociale. Quindi questo è un passaggio della sostenibilità sociale, senza nessun tempo, la discussione con la società. Perché si parla. Ambientale! No, anche sociale, perché sociale, è sociale, eh. Rispetto all'interesse privato, perché per me, giustamente, gli enti proposti dovranno valutare quanto va a incidere il costo sull'agricoltura. Ma allora, io scusa, non capisco, ma se c'è tutta questa cosa qua, no? Di che si sta parlando? Vuol dire che stanno proponendo una cosa che non sarà autorizzata. Però e dimmi se mi permetti. No? No, ti fermo, figurati. Finché giustamente la sostenibilità sociale non viene evidenziata, come fai a saperlo? Se tutti stanno zitti, nel senso, se nessuno evidenzia queste problematiche, se non si crea una coscienza, non che dica che non vada fatta, ma che ponga dei dubbi sul fatto. Poi io con te concordo. Sono difficili. Che lo rispondono, però gli uffici, gli insegni, passano anche dai momenti conoscitivi. I momenti conoscitivi si fanno come questa sera. Cioè, se non c'è protesta, se non c'è gente in protesta, viene fatto. Non è protesta, condivisione o meno delle idee. Se sicuramente al di là degli aspetti, no, ma perché se no mi ravvedo e dico, mi sembra veramente ci vogliamo prendere in giro e la vostra intelligenza è tale che non ci credo. Sappiamo tutti che passano dai parametri di legge e sappiamo tutti che qua c'è la scelta politica. La regione, come ben ha citato anche il Borgo, può fare una variante sul regolamento urbanistico e imporre al di là della volontà di un comune. Aggiungo, anche della volontà della regione stessa, perché è la legge nazionale. Può essere anche giusto. È la legge nazionale che individua il regolamento. Come è anche giusto, siccome è un impianto privato, non pubblico, non ha un interesse pubblico. Qui non si parla di strade, di tunnel, di portavo, si parla di un'attività che va a vantaggio di soggetti privati. È vero o no? Sì. A danno. Non li può essere il posto che devono fare il riscaldamento. A danno di altri soggetti privati. Sì. Perché ci sono dei settori su cui, per esempio, la Regione Toscana, io sono nelle simpatie della sessione Maschi, no? Dove Pinassi dice qui c'è gente convinta di campare su ipotetiche vocazioni esclusivamente agroturistiche del territorio, magari a spesa del denaro pubblico. Cioè, per anni la regione ha finanziato PSL, Giovani Agricoltori e quant'altro, perché logicamente è una prospettiva, una scelta politica. Sì. E ora ci si deve sentire presi in giro, ribadisco la mia solidarietà, perché effettivamente non si limita ai soggetti, io penso ai cornali, al nostro agriturismo. Se avessi aperto la centrale a biomasse qua... Ma si parla di due cose diverse. Comunque, mi sopravvaluti, no? Io, sopravvaluti, io sono stupido. Io non capisco, non ho capito nulla e non mi so esprimere su una cosa del genere. Quindi, io, sappiate che mi astengo. Però non ce la faccio proprio a arrivarci, purtroppo. Terminerei l'intervento. A me piace essere... tutti, è ognuno per la propria responsabilità. Quindi ognuno è giusto che faccia quello che ritiene, però come fate voi pensate che anche il sindaco abbia diritto a dire la propria, mi pare corretto, educato, perché io vi ho ascoltato, ascolto tutti, mi sono preso gli schiaffoni in questa sede, mi sono tenuti zitto e quieto come si deve, anche la mia, mi pare giusto e corretto che una persona educata. Detto questo, io personalmente sono contrario perché ero contrario al genitore di Serra, al contrario all'inceneritore vogliamo, ma perché? Perché non puoi chiedere a un avvale di dare tutto e di più,
Non ci puoi chiedere di toglierci l'acqua, di portarci i rifiuti a smaltire, di farci il parco. Veramente, perché quale futuro abbiamo? Quale indirizzo si dà? L'indirizzo che devono dare l'amministratore da qui a 20 anni, perché poi è questo. Deve essere molto chiaro. Oppure cambi. Allora si dice, va bene, non vogliamo dare un indirizzo agricolo, diamolo industriale. Ma mescolato è un po' difficile. Soprattutto, ribadisco, quando viene fatto in questa maniera, perché a nessuno sfugge che un cambio di sentimento verso alcuni uffici è venuto quando questo impianto è stato bocciato a Prato. Perché in prima battuta, anche a livello regionale, il sentimento era di netta chiusura. È stato bocciato un impianto similare a Prato che doveva smaltire il rifiuto tessile e qua ha preso campo. E ci mancherebbe, assolutamente, io capisco. Però lo capirei, fosse l'unica scelta possibile. Perché poi, stasera ho sentito tanto parlare di CULM, quindi in difesa della cartiera, e poi dei dipendenti di KPME. Perché se questa fosse l'unica scelta per mantenere il doppio dipendenti di KPME, le mie riflessioni sarebbero diverse. Però io ti guardo in faccia, guardo in faccia voi tutti, e vi chiedo, ma è l'unica scelta? Perché proprio KPME ce l'ha detto. Allora, magari, è stato presentato pubblicamente, ma io dico che c'è stato lei, poi non voglio, lungi da me, avere detto che parla di graduare l'uso degli esuberi, parla che siamo passati dal 2016 al 2018, da 18.4 milioni a 2.8 milioni di perdite. Giustamente come contribuente abbiamo pagato il contributo energifero e quant'altro, ci dice che per avere un futuro KPM deve investire, peccato che finora abbia tutto venduto, invece un altro personale. Chi presenta questo progetto, questo prospettino, dove ci evidenzia l'energia, personale e materiale di consumo. Vedete quanto è importante la quota di energia, spero che si prenda. Peccato che sia metà esclusi. Che fanno questo bel progettino, questo bello schemetto, e poi ci scrivono metà esclusi, cioè nelle nostre voci non c'è metallo. Di modo che io già non so più quant'è l'energia che effettivamente serve. Quanto pesa questo grafico? E non sono tutto andato a stampare, perché quando vedi una slide gigante non lo vedi l'asterischetto. Bene, ci mancherebbe. Vedi poi, comparazione delle strategie. Quello che hanno fatto loro, l'ha fatto il cambiamento, è vero, ricordo. Ed era una seduta pubblica, aperta a tutti, eh. Non è che c'era come sindaco. Chi voleva, chi riteneva di doversi informare sull'argomento, come ha fatto poi qualsiasi persona di là, dei propri beni istituzionali, va e si informa. E ci dice, cioè di esemplificare anche per favore di lettura, che dato 8, il valore massimo che si può ottenere su un risparmio energetico derivante da piroclassificazione o fonti di energia rinnovabile, fonti di gas naturale, 8 è il massimo che si raggiunge, 8 e mezzo, però, scusa, 8 e mezzo è il massimo che si raggiunge con combustibile di stato di cartiera, ma 6 con la sottoproduzione con turbogas, che è nettamente inquinante, 5,75 con fotovoltaico e idroelettrico. Quindi senza permetti, termine, un concetto che poi se no l'avete anche dispiacevole. Nulla vieta che fosse aperto anche un tavolo diverso da parte di KPM che dicesse: io voglio portare avanti il classificatore perché mi da 8. Però, siccome la popolazione lo stesso, siccome ci può essere un danno per tutte le altre attività, Stato, mi vai a integrare la differenza tra 8 e 6, perché comunque è un costo sociale? E chi avrebbe detto, ma se non altro per il fatto di averci provato? Io non ho mai chiesto, non sono nessuno, guarda. Stasera avete dimostrato ancora di più che sono nessuno e me la prendo e sto zitto. Non sono nessuno per dire che sono capace. Però permettetemi, qualche anno di esperienza, un po' di atteggiamento, mi sono anche valutato. E allora, se uno dice che voglio per forza il CULM, perché me lo pagano per smaltirlo, io qualche dubbio ce l'ho. Se te mi dici voglio il CULM, faccio l'energia elettrica, quando finalmente hai portato tutto in Germania, la proprietà è in Germania, stai svendendo buone parti, permettimi, qualche dubbio su quei poveri cristi che non è seduto anche qua, ce l'ho. Perché solo 2 anni fa volevi fare il pomodoro. Perché ora, in un momento così importante, una scelta che poteva essere condivisa dall'intera valle, ti sei limitato a presentarci dopo che ci hai preso veramente in giro con le stesse slide per dei pomodori. Ci hai presentato queste e poi ci hai trattato a pesci in faccia dicendo che non si capisce nulla e che siamo degli ignoranti. Ed è magari vero, magari sarà anche vero. Però io, nella mia semplicità, chiedo a te che vai sulle strade e che dovrai affrontare tutto il traffico del camion più che viene, un ragionamento lo vogliamo fare? Se non altro ci vogliamo sedere a un tavolo? E quando si dice no a priori,
Io ho posto delle domande sulla stampa, non mi hanno risposto, mi sono beccato dell'ignoranza, io l'ho detto, se pone delle domande, si risponde che con il fatto che sono ignorante, vuol dire che le risposte non ne hai. E dopo due mesi queste domande sono rimaste. Io non credo che i 14 sindaci della Garfagnana siano degli pseudo-ambientalisti che non gliene frega nulla. Penso che i 14 sindaci della Garfagnana abbiano il timore della scelta che devono essere fatte e vogliono tutelare l'interesse generale, che non è l'interesse solo delle cantiere di KM, è l'interesse dei dipendenti, dei lavoratori, che io non vedo minimamente tutelate al di là di parole, spese 3 anni fa dai soggetti che volevano fare i pomodori. È l'interesse di chi ha speso tutte le proprie risorse per farci una casa, per farci un agriturismo. È l'interesse di chi ha ristrutturato, si è inventato un lavoro sul turismo. È l'interesse di chi ha la casa, fabbrica di valido, e si deve dimezzare quel minimo di valore. È l'interesse di chi per ora certezze non ne ha avuta. Perché si può dire che questo ordine è brutto, ma è legittimo, può non piacere, ci mancherebbe, se ne fanno 1000 volte di meglio. Però dice proprio sempre anche loro, KM, KM, abbiamo scelto l'ultima ipotesi, quindi energia da scarti, cantiere, tessile, non ho detto il tessile, capiamoci, perché è sostenibilmente, sostenibile economicamente, sostenibile ambientale, sostenibile sociale. Io non dico che non si debba fare questo genere di impianto, mi preoccupa che è il primo da qualche parte ci deve essere. Però io mi domando se è parere, scontato, visto per gli altri impianti, che siamo una zona con una caratteristica particolare, cioè la ristagnanza dell'aria. E senza farlo qui, perché non si fa nella piano che ci sono le cartiere? Perché io devo rendere ancora più difficoltosa l'accesso a questa valle, quindi penalizzare ulteriormente i turisti che vogliono venire per venire a smaltire qui il pulpere. Se devo fare un favore a capo a me e lo faccio leggendo che dà del lavoro ai dipendenti che le spiegheranno quell'aria, quello che viene prodotta fuori, gli dico guarda, io ti permetto di venire incontro a quei 2 punti tra l'8 e il 6 che ti mancano, e si diceva prima sulla tabella energetica, in un'altra maniera, chiedi uno sconto di tasse, chiedi un contributo allo Stato. Finora abbiamo pagato ammortizzatori sociali, abbiamo pagato energie, progetti energia, quanto abbiamo pagato? E dov'è il problema a pagare qualcosa di diverso? Perché non è stata proposta una possibilità almeno di alternativa? Questo io mi domando. Io non ho la sfera di cristallo per sapere che verrà fatto tutto così, però permettimi, io che sono responsabile anche della vostra salute, io come tutti i sindaci, che devo pensare ai tuoi figli, ai figli in generale, che più di tutti pagheranno se io sbaglio. Il dubbio me lo pongo. E per me il dubbio è sufficiente, perché se fra 20 anni me la fuori che questo impianto primo in Italia poteva avere dei problemi. E noi abbiamo messo una valle talmente chiusa in cui i fumi che escono rimangono tutti qua. Non si sbagliano sul mare, qua a Livorno o sul Versilia. Rimangono tutti qua. Che pesa avuto la nostra scelta? Per cosa? Per un'opera pubblica? Per un'attività infrastrutturale? O per un soggetto privato? Queste sono le frazioni che mi porto dentro. Io non ho veramente la sfera di cristallo che mi dice che va tutto bene, ma non ha mai essere preso in giro. Non è rivolta a voi consiglieri, mi scuso del tono e dell'accoloramento in quello che dico, ma non sono tipo che si fa prendere in giro. Questa è la tabella KM, signori, ma io di questo che si date non pubblici, perché qua se no mi dispiace anche. Questa che vedete in verde è l'attuale livello di MC, attuali. Questi sono quelli che verranno da autorizzare. Vedi come sono altre? Sono le polveri e l'ossido di carbone, questi composti organici. Pensano che noi quindi, data questa autorizzazione degli anni 70, ora ne vogliamo dare una, quindi per altri 50 anni, 40 anni, quant'è? Un investimento di genere? Comunque con questi livelli. Dopo 50 anni ci accontentiamo di abbassare a questi livelli. Cioè io qui a Fabbri giustamente combatto per la cartella che c'è, perché a volte fa del fumo poco chiaro e non è un problema. E devo stare zitto perché a 1 chilometro di linea d'aria fanno un'opera di cui non so i riflessi. Io inviterei voi, ora non c'è più l'impianto di bricchettaggio a Gallicano, ma stare alla Regna dove abito io. Io ci sono stato quando produceva. Avete presente l'odore che c'era? E qua, ed era regolare,
ospedalizzato, non c'era problemi di salute, e sono convinto che anche chi ha detto e scritto che dopo usavo del pulpero, ci compattavo, chiedo scusa, del pulpero impinato, è stata una casualità, c'erano i controlli. Queste sono le riflessioni che mi porto dentro. Queste sono le riflessioni che sono. Io non ho la certezza che sia buono o no, ho la certezza che non ci stanno dando la possibilità di decidere. Questo è quello che mi dispiace. Non date una certezza a chi ci lavora di essere lì. Perché ribadisco, 2 anni fa pomodori, ora fa l'impianto, che ti va avanti con 30 persone e poi pensi che ti detengono 500 per fare l'anno una viabilità che comunque è quella che è qua sul Valle del Serchio. Ma veramente, abbiamo scritto sale tabacchi qua. Ma veramente il costo della fonderia della SMI, KME, è solo questo, è il problema energetico e basta? O forse gli investimenti che non sono più fatti da decenni? Questo è il mio pensiero. Poi è il pensiero di un singolo, ci mancherebbe. Ribadisco, per me è giusto che ognuno dica la sua. Io non ho la sfera di cristallo. Io posso dire che prima di aver scritto la prima volta su questo argomento, prima di aver scritto la seconda, ho ascoltato un po' tutti e ho letto quanto più potevo. Ma tutti vuol dire dai sindacati a quello che scriveva KME, a quello che diceva la Libellula, a quello che dicevano quelli che non erano della Libellula. Perché a me di fare una battaglia contro questa cosa non me ne viene nulla elettoralmente. Non è certo una battaglia che fai per prendere un voto in più o in meno. Ma ci sono delle cose che si fanno. Con l'ossa rotta, non ci si guadagna. Sono cose che si fanno perché si crede, perché ci si crede una certa cosa. Quando noi abbiamo votato di non fare qua la centrale biomassa, lo spirito era il solito. Al di là che sicuramente un impianto, tipo un impianto, ma nel concetto della popolazione era quello. Io a quello che mi avete raccontato, c'era Stanghellini, Gabriele, che Fabrizio, chi ha delle fabbriche, logicamente. Non c'era un progetto, sapeva quanto su per giù doveva bruciare, ma c'era lo stesso acceso dibattito, perché da altre parti la potevano fare e l'hanno anche fatto. C'era, scusa, c'era la differenza che magari fu presentato proprio qui, ci fu chi doveva fare questo impianto, che venne, lo presentò e ci disse quello che voleva fare davanti ai consiglieri, e siete tutti magari un'idea che potrebbe essere giusto o sbagliato. Quello che forse è mancato, secondo me, magari forse il sindaco poteva anche, ma se è promotore, no? Questa cosa qui, riportare qui al nostro comune, un dibattito, no? Pubblico tra chi giustamente la pensava in un modo e chi giustamente la pensava in un altro. Ma poi dopo si faceva magari, lo so che c'è internet, c'è la televisione, tutto quanto, però queste cose non rendono mai giustizia quanto vedere in faccia le persone. Allora, questo passaggio. Non so se sei d'accordo. Sì, sì. Ma questo forse inventava a spenderci. Questo passaggio, in realtà, mi ha detto bene, è condivisibile. È stato fatto prima a Varga. Sì, io e dopo parlato. Varga avete visto cosa è uscito sulla stampa anche nei confronti del sindaco. E questo è un dato di fatto. Noi abbiamo delegato come sindaci il collega di Varga, su cui insiste il territorio, a farsi promotore delle azioni che ritiene più opportune, perché oggettivamente che il KME venga in 21 comuni a me fa anche piacere. Io l'ho aspettato l'invito a venire qua quando l'ho ricevuto da KME. Sì, è KME che deve costruire, cioè, se voglia venire, se vuole venire, più che disponibilità a ascoltare tutti. Ribadisco, le parole spese nei confronti del sindaco Bonini e faccio mie, quando si offende, si usa parole, chiedo scusa, si usa le parole dure e ingiuste verso un collega che ne sento come mie, io sono bastardo, perché non è che deve venire in qualsiasi consiglio a dire questo è quindi allora che dire, forse mi sono spiegato male, io non volevo dire è giusto dire quello che forse è mancato di te noi. Visto che siamo comunque coinvolti, no? Direttamente anche noi, come dicevi te, siamo anche io, esatto. Poi dove sto io proprio lì sopra, quindi figuriamoci, no? Se ci fosse stato magari sarebbe stato forse interessante per tutti, per la gente, insomma, io ho solo fatto questo comunque è un impianto fino a se stesso per quello che riguardava la cartiera, e questo non è fino a se stesso? Sì, no, non lo so.
cioè per il Parlamento? Domanda. La produzione di energia elettrica per mandare fuori, giustamente Caprelli c'è la possibilità che gli venga imposto la cogenerazione, quindi il teleriscaldamento? Domanda. Dipende dal progetto che presenteranno, non hanno mai parlato di cogenerazione. Il progetto di riscaldamento. Per sviluppo ci può anche essere. La vela d'oro. Ah, è servito al metano? Fornace vai, certo. Certo. Andate anche a svoltare. Abbiamo chiesto di svoltare qua il metano. Cioè, ti rendi conto, dove il comune in mezzo alle valli abbiamo chiesto di svoltare il metano per il duro inquinamento con la terra. E accanto. Ma io potrei su tutte le domande delle vittime. Però quello che mi domando è se veramente non si voleva scontro con la popolazione, bastava dialogare un pochino di più. Perché io sono uscito come sindaco, ma dopo un po', perché non sono neanche uscito come primo, ho anche aspettato, sbaglio settimanale, però le domande che ti pongo tuttora per me rimangono senza risposta. E se giustamente KPM dice, a me non mi interessa il progetto direttamente in regione, come ho detto, se pensa che non si spaventi, sbagli, io non mi spavento a votare direttamente che vota a favore o contro il fornitore. Ho più grazie di un dolore, chiedo scusa. Se mi devo far spaventare su queste cose, allora vi assicuro che non mi fanno favore. Perché ogni giorno si prende le decisioni. Chi viene da Vendiamo che sa che c'è qualche anima più colorita da noi, soprattutto la vecchia guardia. E ciò nonostante che si va, si è fatto. E non è che mi ha detto che non me ne volevo andare con il randello o con pennato in mano. E quella è una tripolare, come dice, perché poi non si deve più anziano, e quindi contribuibilmente con l'età, almeno in salute mentale, lo capisci. Ma questo mica mi ha fermato, ragazzi, non si va veramente. Ma detto questo, io dico, questa è la mia opinione, ognuno è libero di fare quello che vuole. Io l'ho votato in conferenza dei sindaci, assumendomi le mie responsabilità. Chiedo a voi di fare quello che ritenete ci mancherebbe, perché è un organo democratico dove ognuno conta per sé e è giusto che dica e faccia quello che vuole. Riguardo alla possibilità di votare segretamente, ecco, mi sento di evitare evitiamo quello. E riguardo al ritiro dell'ordine, io lo pongo in votazione, se vuoi Fabrizio, in modo che si possa decidere se gli altri vogliono votare o meno, anche perché l'inchiesta è stata fatta. Sulla questione però per dichiarazione di voto, ecco, io sono manifesto il mio voto contrario al ritiro del punto all'ordine del giorno per i motivi che ho rappresentato. Ho chiesto di poter rimandare il punto perché non volevo sottrarmi alla discussione, quindi in coerenza con quello che avevo chiesto formalmente al sindaco, io sono contrario a non votare. Vorrei esprimermi. Assolutamente, ti chiedo scusa, anch'io mi esprimo contrario. L'ordine del giorno è stato presentato, la discussione su questo ordine era presente allo scorso consiglio, io tra quello vecchio e quello nuovo non ho avuto richieste da parte di nessuno di non portare all'ordine del giorno. Mi scuso di non essere stato più chiaro nel dire che vi sarete stati, che mancherebbe. Però siccome è un organo democratico, penso che non faccia che bella democrazia la discussione. Se dobbiamo avere paura di discutere, veramente saremo in un ambiente che non è il mio. Quindi personalmente io sono contrario al ritiro dell'ordine del giorno. Si pone in votazione, favorevole al ritiro? Contrario al ritiro? Astenuti? Il Consiglio approva la votazione dell'ordine. Si pone in votazione dell'ordine del giorno? Va bene, ci vediamo come ordine. Non ho l'altra domanda, non mi si cacciò. Invece ci deve mettere il timbro su questo, è il notaio. Allora, favorevole all'ordine del giorno. Perfetto, bravo, allora siamo tutti più tranquilli. Favorevole all'ordine del giorno. Contrari? Astenuti? Allora, due astenuti, no? No, un contrario, un contrario, un contrario. Allora, siccome è importante, uno contrario. Mariano. Un astenuto. Sei favorevole. Il consiglio approva. Immediata eseguibilità ci vuole? No, è una discussione che si è Grazie a tutti, buonasera.